scritto prendi e vai via. Ho visto, ho visto. Vabbè, comunque cerchiamo questa keycard. Ha detto che l'ha lasciata in bagno. Bravo, comunque lui lascia in bagno le cose. Bravo, allora vieni, vieni. Andiamo, la trovate. E chiudete i bagni, però. Vabbè, sì, effettivamente. Mi è anche andata via un po' la voce, sempre a urlare e a essere in ansia, poi con questa cosa che stanno succedendo ora. Comunque. Bravo, Baliu ha dato la chiave a Jack. Brooke, non Baliu. Possiamo aprire, infatti. Scusa, non sapevo che ti chiamo Baliu. Ti chiama Davide. Allora dai, apriamo la porta. Sfondiamola. Ok, fatto. Fatto. Oh mio Dio, dei laser. Ok, stiamo attenti. Ok, ti passo in mezzo, così muoio. Stiamo attenti. I leonini, leonini. Sono i laser. E quanti aurini? Io ho preso un pacchetto, vieni. Gli aurini. Attenti, andiamo a vedere che fanno male. Ti do un po' di soldini, tieni. Ok, perfetto. Ho attivato la luce. Bravo, bravo. Sì, ho attivato la luce. Perfetto. Adesso allora prendiamo un po' di questi soldini bellini. Nel frattempo, visto che possiamo, quindi ne abbiamo la possibilità. Ok, per fortuna i laser non funzionano più. Adesso ci friggono. Vabbè, comunque, di qua si esce, di qua. Usciamo, sì, usciamo. Di qua dobbiamo andare. Okay, Jack, abbiamo aperto tutto, abbiamo fatto tutto. Rimesso la luce. Ecco, infatti, Jack, qui c'era la scritta. Prendi vai via, ma non c'è più. Ma non c'è più. Perché sto riprendo i bagni? Ma no, non c'è più. Era qui. Era qui. Ma scusate, ma non è che. Ma non è che era un'innostra illusione. Può essere. Ragazzi, che dovete dormire. Infatti, andiamo a dormire. Vabbè, riandiamo a dormire. Forse è stata un'illusione. Perché abbiamo dormito poco. Sì, scusate se parlo un po' così, è solo che sai. Noi abbiamo l'insonnia perché te ruggi un sacco, Davide. Io dormo 60 ore alla settimana. Buonanotte. Notte. Buonanotte. Notte. Notte o notte? Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno della cena con il capitano. Buongiorno. Bene, bene. Okay. Vestiamoci e andiamo a cena con... Aspettate, io sono ancora sul letto, eccomi. Oggi mi metto un vestito diverso. Io mi sono messo questa bella giacchetta, visto che devo fare bella figura questo. Col capitano. Oh, anche io quella bella mia, questa giacchettina. La mafia. Ok. La mafia. Andiamo. Apri la porta, vai. Sto aprendo un attimo, ci vuole un po', ok. Arcade. Sì, è lucchettata sta porta. Ragione, dobbiamo andare all'arcade. Comunque... Vediamo da Jack che c'è nell'arcade. È vero. Comunque, ragazzi, che ne dite... Cioè, cosa ne dite di quello che è successo ieri sera? Un'illusione. Per forza, l'illusione. Sarà stato un sogno condiviso. Vabbè, è stata la luce. Poi, ogni cosa succede sempre. Io gioco un po' alle vending machine qua. Lì prendo questi. Così ci truffano i soldi. Queste sono le macchine truffa euro. Truffa le urini, truffa urini. Qua però non servono. Qua non servono gli urini. Gli urini tarocchi. Infatti, no, questi non sono urini. Sono i soldi che ci servono per comprare le cose utili in questo posto. Una mazza, io adesso me ne mancano altri due, provo a prendere qualcosa. Vabbè, le mazze servono per tirarle in testa a Pap. No, io non la prendo una mazza, ragazzi. Non mazza la prendo. Vabbè, nemmeno io per ora. Io non li spendo così i soldi. Fare un po' il... Io ho i soldi, voi no. Ok. Vai, no, io ce li ho, però non lo spendo ancora. No, neanch'io, no. Magari c'è qualcosa di più utile di una mazza. Poi, ragazzi... No. Cos'è luce, questa luce? Una luce brutta. Cos'è verde. Questa luce, raga? Che ne so io. Ragazzi? I giochi non fanno più. Cristiano, c'è un cristiano fuori, c'è un cristiano fuori. Oh no, c'è un albanese. No, dai, cos'è questo? Poi, dovete ridarmelo indietro. Che cosa? Cosa abbiamo rubato? Noi non abbiamo fatto... Prendi la mazza! Mi aiuto! Morire! Aiuto! Schifosi! Musulmani, no, scherzo! Musulmani? Perché? Musulmani! No, scherzo! E poi ancora musulmani! Ma fanno male, picchiano! Picchiali te, che te sei più bravo a usare le mazze! C'è la testa calda! Gabriele c'è la testa fredda! Lo so! Comunque dai, picchiamoli! Vado a prendere la mazza! Sono tutti contro Gabriele! Sono tutti contro Gabriele, quindi picchiamoli! Mother Putin! Ma gli fanno male sti cosi! Mother Russia Putin! Ok, picchiati, chi siamo noi? Chi siamo noi? I re del cha-cha-cha! Siamo albanesi!
Albanese. Siamo albanesi. Ma voi mi avete rubato il mio teschio d'oro, o meglio... Lo ha riprendere da solo. Il capitano mi ha rubato il teschio d'oro. C'è per lui. Noi non abbiamo fatto niente. È sparito. Vabbè, adesso andai, andiamo ragazzi. A truccarti. No, 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 andiamo alla cena col capitano, va. Ok, buongiorno. Buonasera. Capitano. Buongiorno. Buonasera, capitano. Buonasera. No, è sera comunque. Sì, buonasera, buonasera. 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 Le guardo un attimo nelle piante se c'è qualcosa. Buonasera e benvenuti a tutti. Il mio nome è Edward Smith, sono il capitano di questa nave. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. Signor capitano. Buonasera. Smetti di dire buongiorno, che è sera. È sera? No, l'ho detto buongiorno prima. No, lo dici te buongiorno. Cioè... Buonasera. Buongiorno. Buongiorno. Io buonanotte. Sono il capitano, cioè il padre di Jack. Adesso, vedetevi che vi do un pezzo di pollo. Il pollo. Io ho la mia pizza, io mangio cose. Io mi mangio pure la pizza che mi ero tenuto da prima, dai. No, io il pollo non lo mangio. Io mangio una bella, io prendo ammazzate il tavolo. Anch'io. Il pollo. Padre Putin, pollo schifoso. Pure io. Padre Putin. Oh no, fermi. Non prendete ammazzate il tavolo. Comunque, avete notato movimenti nella nave? No. Sì, cosa? Sì, abbiamo notato un mostro scosse. Che voleva tipo un e delle scosse che... oh voleva scosse. Tipo voleva tipo oh che succede oh mio testa pezzo di ragazzi cosa ragazzi. È successo, mi sono sentito urlare un sacco ragazzi, guarda la porta. Aspetta, aspetta un attimo il capitano. Io mi intendo di veleni, Jack. Velenato, ci ha velenato. Vedo con... Senti un attimo, il capitano ci ha velenato e se voi avete notato, al collo ha un teschio d'oro, proprio come diceva il tizio. Quella danese, sì. Intanto ma non qui... ascoltiamo Jack, che lui è stupido, quindi. No, ma perché anche lui è qua? Ma infatti, Jack, tutto bene? E tuo padre è un pazzo, lo so che tuo padre è un crazy. Crazy. Che hai detto, Davide? Io canto. Sono molto informato su canzoni del 2012. Bravo. Vabbè, comunque. Anche se non è la situazione adatta, però. A parte questo, infatti, non è la situazione adatta per ridere. Cinese brutto. Allora. Io non ho neanche perso uno sputo di vita, godo come un riccio. Che vuol dire non hai perso uno sputo di vita? Cosa vi significa? Vabbè, non mi ha toccato niente. Ancora in salute. Hai mangiato il pollo? No. Allora, no, allora la pizza. Allora era la pizza avvelenata, raga. Anche. Un po' quella. Comunque, dobbiamo uscire di qua. Come facciamo? Direbbe una mazza. Una mazza, sì. Corta, più lunga, questa però, mazza è troppo corta. Ce ne serve una più lunga, raga. Sì. Andiamo. Qualcosa di utile, stupido Jack. Ha trovato un bastoncino nella sua cella. Bastoncino? Piccolo o grande? Lunghissimo. Ah, okay, allora. Potremmo usare quello, lo prendo io, ok? Ok. Grande. Ok, presa la chiave. Un attimo. Ci sei, Gabi? Vado un attimo in bagno, ma perché un secondo. Ti sei truccato? Prima, l'ho visto prima i trucchi. Vabbè, comunque, giriamo la chiave. Ok, fatto. Andiamo alla porta. Benito, usciamo. Ma bisogna prima liberare Jack, come facciamo? Jack? C'è la chiave. La chiave blu, ha detto. Qua, ragazzi, c'è la chiave blu, ma qua è chiuso. Come facciamo ad arrivarci? C'è una grata. Quando ci sono le grate c'è sempre un modo per... Bravo, ragazzi, mi ero addormentato sul gabinetto. Bravo. Vabbè, io... La grata. Ragazzi, la grata, sì. Era la soluzione. È la chiave. Liberiamo Jack. Prova a capire che veleno ci ha dato. Bene, Jack, ecco, ti abbiamo aperto. Esci pure. Ok, possiamo uscire. Sì, Jack. Siamo liberi, Jack. Saltiamo e cantiamo. Andiamo via. No, Macarena. Siamo alla porta. No, tipo, Loschi. No, apriti. Bene. Andiamo. Vieni qua, devo comprare. No. Stiamo calmi. Bisogna essere seri in queste cose. È lui il mostro, sì, Jack. Lui siamo Madre Putin. Basta. Folli umani. Avete rubato il mio teschio e io adesso ve la pagherete. Io sono Greenberg, ossia Barba Verde. Sono il capitano della Perla Nera e come ho già detto avete rubato il mio teschio dorato. Non era una guia. Dovete morire per quello che avete fatto. No. Ma noi non abbiamo fatto nulla.
È stato il capitano, ragazzi. Il capitano. Basta con questa mazza, Dio santo. Mother Putin deve morire. Certo. Infatti. Io picchio Jack. Picchiamo, no, perché. No, esploso tutto, raga, esploso tutto. Che facciamo? L'acqua. Ma che anticamicate, craft. Prendiamo i bottoni a Zitto, caso. Te! Non fare riferimenti ad altri youtuber. Infatti. Io. Ma perché siete così divertenti in queste situazioni? Non bisogna. Ok, non andiamo nel panico. Non andiamo nel panico. Forse perché non serve una situazione così seria. Allora dobbiamo andare nel panico. Andiamo. Putin. Dobbiamo andare nel panico. Putin. No, i mostri. Sì, uno è qua. Uno è qua, lo sto prendendo a mazzate. Prendi le mie mazzate. Ho già premuto tre bottoni. Putin. Bravo. Tutto Mother Putin. Bravo. C'è l'ultimo bottone. Fatto. Quasi sta salendo. Ragazzi, uscite. Uscite, abbiamo aperto tutti i bottoni. Venite di qua, dalla porta di qua. Venite, Jack, vieni, vieni, Jack, vieni. Jack c'è già. Come, ma Jack è un fulmine. Jack è come le Olimpiadi. Andiamo, faccia allora. Fiera, c'è guardato. Dobbiamo però. Trovare. Dobbiamo. Cosa facciamo adesso, ragazzi? Adesso vogliamo le telecamere. Sì, le telecamere. Allora. Belle le telecamere. Perché? Perché si. Diventa verde. Che ne so. Una combinazione. È vero, ci potrebbe essere tipo una combinazione. È vero. Io sì, io vedo qualcosa qua. Io vedo dei soldi. Belli. Ok, ho capito la combinazione. Allora, prendo i soldi. Prendo i soldi. Yeah! Presi, cioè, ce n'ho un botto di questi soldoni. Bene, 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 bene. Perfetto. Vediamo se c'è qualcosa qui. Tra le tastiere e le sedie, sai? Io ce l'ho fatta. Nei vasi. Sì, in questo momento, perché pensiamo a prendere i soldi? Vabbè, ragazzi, mi servono molti. 91. Dobbiamo andare. Questa è una porta rossa. Jack ha detto che bisogna trovare la chiave rossa. Ed è nella sala del capitano. Vieni, Gabri, andiamo. Andiamo dal capitano. Sì, andiamo dal capitano, che lui dovrebbe avere la. Rossa. La chiave. Sì. Quindi, Jack, andiamo a prendere la chiave, ok? Bene. E aspettaci qua. Andiamo. Prima però, cioè, ragazzi, tutto. Dobbiamo prendere una decisione, perché possiamo prendere il teschio d'oro dal capitano, oppure lasciare il teschio d'oro ma prendere la chiave. Che facciamo? Di qua la sala del chiave. Capitano. Prendiamo la chiave. Sì, è vero. Ascoltiamo. Prenderà ammazzate per Mother Putin. Voglio prendere io ammazzate. Ma basta. Putin. Non bisogna essere così felici in questi momenti. Dai. Dobbiamo non è la felicità felici. Questa. È ok, rabbia. È pure aperta la porta. Quindi perfetto. Mother Putin. Sì. Ok, buongiorno capitano. Siamo qua per prendere un piede di porco. Lo prendo. No, non per questo. Siamo qui per prendere una chiave. Sì, capitano. Ehi, Mother che ci fate qua? Cosa volete fare? Non lo picchiare, stai fermo, Davide. C'è il mondo. La mia nave sta andando. Si sta allagando. Dovete fare una decisione. Prendete la chiave e scappate. Ma cos'è quel teschio d'oro che hai? Io ho passato tutta la vita a prendere questo teschio d'oro. Prendete la chiave e basta. Va bene, va bene, va bene. Prendiamo la chiave. Lasciamo il capitano, okay. Lasciamo il teschio al capitano e prendiamo la chiave. Ok, è la migliore idea da fare, secondo me. Perché... Volevo prendere io la chiave. Sì, sì, è molto, molto meglio, secondo me. Vabbè, comunque. Anche secondo la chiave me. La prendo io, ok? Bene, prendila se, ok. Vai, allora. Okay. La tua si sta lagando tutto, però. Lo so, facciamo veloce. Vai, prendiamo la chiave. Ok, la prendo, Ok, aspetta. Andiamo subito via. Hai in fretta. Presa. Scusate se mi ci è voluto un po'. Cosa fai? C'ho le mani rotte, quindi. Andiamo. Corriamo. Andiamo da Jack. Chissà in che situazione è Jack in questo momento. Corriamo. Si sta lagando tutto. E infatti anche Jack se... è morto. No, però vai, speriamo viva. Andiamo. Odio. Di qua, di correte, qua. Correte, anch'io odio Jack, ma corriamo. Guarda, come sta lagando. Dai, premo. Veloce. Morire quel Mother Putin. Andiamo. Ok, siamo vivi. Siamo salvi. Perché sei salito sulle scatole? Siamo salvi, ragazzi. Ah, finalmente. Non è vero mai! No, ci può prendere. Salite sulle scatole, fermi. Voi avete fatto la decisione sbagliata, è pure suonata un allarme, ragazzi, quindi vuol dire che sta per rivelarsi qualcosa di veramente brutto. Dovevate prendere il teschio d'oro dal capitano, vi avevo dato questa opzione, ma voi avete deciso di prendere la chiave rossa. Ora voi morirete, attaccate!
tutto Mother Putin. No, noi non attacchiamo, cioè loro non devono attaccare, tanto anche se attaccano li uccidiamo in due secondi. Picchiamoli veloce, picchiateli col piede di porco, che il piede di porco è più forte della mazza. Picchiateli, vai. Mother Putin, meritate la morte. Sono forti tanto. No, infatti non sono molto. Anche il loro capitano fa schifo. Sono dei cinesi grossissimi questi. Mother Putin, muori male. Picchiamoli. No, mi hanno attaccato. Dai ragazzi, ce la possiamo fare. Io ho poca vita. Gabri. Lo so che c'è tutte le sbucciature, ma ok. Risaliamo sopra. Non so qua vuol combattere questo Mother Putin. Albanese. Avete ucciso loro, ma vediamo se riuscite a uccidere me. No! Mother Putin. Uccidiamolo. Facciamolo cadere, così gli possiamo dare le botte. Speriamo che cada. No, Gabri, non farti prendere. È caduto, vai. Fermo. Picchiatelo. Sì! Mother Putin. Che male! Infami! Fate come volete, sappiate che io tornerò tanto. Uno di questi giorni tornerò. Ed ho anche ucciso il capitano, quindi... Quindi il capitano. Come ucciso? Ragazzi, corriamo. Jack, Vieni Jack! Jack, nella scialuppa. Corriamo nella scialuppa, venite. Ok, ecco, mamma mia, ma Jack è un fulmine. Jack è un fulmine. Faccia fiera però che c'ha. Infatti. Sto morendo, io sono vivo. Jack ha il potenziamento del teletrasporto, ragazzi. Mamma mia, lo voglio comunque anch'io. Dai, ragazzi, dai. Questa cacchio di scialuppa che si butti in mare. Anche poco. Spingete. Andiamo, a largo. Ce la possiamo fare, possiamo finalmente uscire di qua, vivere e vincere. Mamma mia, un gelato però adesso. Sì, infatti. Io mi sono pure preso una mazza come souvenir, quindi. Per Putin, anch'io. Vabbè, comunque. Abbiamo fatto proprio bene a prendere questa specie di vacanza, Gabri, ti ricordi? Molto, vero. Con quel mostro, ti ricordi? Quel mostro dell'aereo. Sì. E adesso c'è stato pure questo cavolo di problema. Vabbè, comunque, che idea ad andare a prendere un gelato? Io sì. Dai. Sì, dai, è la migliore delle idee. Andiamo allora.